La delegazione della struttura commissariale per il piano di potenziamento della rete ospedaliera visita le ASL di Pescara e di Chieti, un sopralluogo che non può non tener conto della riorganizzazione effettuata in piena pandemia, quando, ribadisce l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, è stato necessario aumentare i posti letto in terapia intensiva e subintensiva. Sopralluogo da parte della struttura commissariale è un sopralluogo finalizzato alla verifica dei lavori che in breve tempo la nostra struttura commissariale ha messo in atto al raggiungimento di obiettivi importanti come l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva. La struttura commissariale si è complimentata per i risultati raggiunti e soprattutto sta prendendo atto di tutte quelle innovazioni, sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista di strumentazione che tutte le nostre ASL hanno messo in atto. La rete Covid è una rete che è stata approvata dal Ministero della Salute, è una rete che porta a un aumento dei posti letto che sono attivi, ma soprattutto quello che emerge, abbiamo messo in atto una ristrutturazione, riorganizzazione che può essere valida per qualsiasi pandemia. Dal centro-sinistra, in particolare dall'opposizione, arrivano critiche sui conti della sanità. Ma i conti della sanità è ben chiaro che è un problema di tutte le regioni, non solo di questa regione. Quando si parla di conti, di disavanzi, così come viene definito dall'opposizione, si parla proprio di quei fondi che abbiamo usato per l'emergenza urgenza, i fondi Covid, ed è un problema che viene presentato a livello nazionale, sui tavoli nazionali, in modo di avere quella risposta che va per tutte le regioni. Ci sono delle regioni che hanno usato i fondi europei per coprire quei disavanzi. Noi invece abbiamo chiesto una rimodulazione, quindi un'oscillabilità nell'anno precedente. Oggi chiediamo un aumento dei fondi del sistema sanitario proprio per gestire questa emergenza.